La novità sostanziale nel Chieti è il recupero del capitano Antonio Aquilanti. La squadra di Lucarelli di scena al Riviera delle Palme contro la capolista Porto d'Ascoli, seguita da un numero nutrito di tifosi neroverdi che potrebbero esultare quando Bassini lavora un buon pallone prima di distribuire verso il cuore dell'area, palla buona per Akamadul, per l'attaccante del Chieti. Solo un palo, quasi un rigore in movimento, ma risultato che non si sblocca. Clamorosa la chance per il Chieti. Così come quella recapitata sui piedi di Marco Passalacqua, Porto d'Ascoli, che risponde così, occasione per l'1-0 a fusco battuto, con il tecnico della squadra marchigiana che già pregustava il gol del vantaggio. Ma prima dell'intervallo il Chieti rischia ancora di subire, disattenta la retroguardia sulla battuta veloce del calcio piazzato del Porto d'Ascoli, Nazareno Battista, che conclude fuori 0-0 all'intervallo. Ma equilibrio che Fabrizi manda in frantumi in apertura di ripresa, quando raccoglie e deposita in rete come un rapace d'aria di rigore 1-0 del Chieti. Tutta la gioia di Luca Fabrizi che si sblocca in campionato, esplodono di gioia i tifosi neroverdi sistemati in curva. E a questo punto il Chieti crea i presupposti persino per il raddoppio con Verna, che non c'entra lo specchio. Entra Harry Sciba nel Porto d'Ascoli, l'intervento falloso del numero 9 ai danni di Pietro Antonio estrae il cartellino giallo il direttore di gara Matteo Dini tra le proteste del Chieti per questo fallo al limite. Successivamente proprio Sciba a realizzare il punto del pareggio 1-1 del Porto d'Ascoli, ed è tutto da rifare per la squadra di Alessandro Lucarelli, che adesso a dire il vero soffre la veemenza dei ragazzi di Ciampelli. Il destro di Battista, c'è anche una deviazione e pallone che termina in calcio d'angolo dalla bandierina. Napolano, autore di una buona prestazione per D'Alessandro, che sfiora il 2-1. È costretto a lasciare il campo Pietro Antonio, al suo posto c'è Siragusa, che risulterà decisivo. Entra in area di rigore Di Mino. Non c'è nulla per Dini della sezione di Città di Castello, con la panchina del Chieti che insorge, ne fa le spese il collaboratore di Lucarelli, Janieri, espulso dall'arbitro. Quindi esce anche Sciba per infortunio, al suo posto c'è Clerici, quindi ecco l'episodio decisivo. Intervento di Petrini su Siragusa, a terra il calciatore neroverde e rigore accordato. Anche qui piovono le proteste, questa volta da parte della squadra marchigiana, ma è irremovibile Dini, e dal dischetto si presenta Mariani, ipnotizzato da Finori, ma è tutto da rifare perché Dini rileva l'ingresso in area di D'Alessandro in anticipo, espulso il calciatore del Porto d'Ascoli, e tiro dagli 11 metri stavolta affidato ad Akamadu. Stavolta Finori è battuto, e il terzo gol in campionato per Akamadu, che si toglie la maglietta. Si accendono gli animi negli istanti finali e i giocatori del Chieti, che però raccolgono gli applausi dei tifosi. Al Riviera delle Palme il risultato finale recita: Porto d'Ascoli 1, Chieti 2. Il primo tempo è stato così perché sapevamo che loro sono una squadra difensivamente molto organizzata, non solo difensivamente sinceramente, però la loro, diciamo, caratteristica era quella di stare dietro, farti uscire, e noi, se avessimo avuto meno pazienza, forse ci saremmo procurati dei problemi maggiori. Invece poi i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto una grande partita, una grande dimostrazione di forza, e adesso non dobbiamo vanificare il tutto perché domenica dobbiamo fare un'altra prestazione importante. Ma noi abbiamo degli attaccanti che fanno reparto, non abbiamo un attaccante che fa reparto. Non è stata questa la scelta mia e della società, perché avere un giocatore da solo che fa reparto, bisogna fare altre cose. Abbiamo fatto una ricerca ben precisa e delle scelte precise per avere due attaccanti che facessero insieme reparto, e penso che lo stiano facendo. È mancato solo forse un pochettino domenica scorsa, ma non sono state giuste, diciamo, le giocate per loro da parte dei centrocampisti. Oggi invece entrambi hanno fatto, oltre il gol, hanno fatto bene, e poi sono stati premiati con il gol. Quindi io in questo momento, i quattro gol fatti sono stati fatti il reparto offensivo, e significa che abbiamo dei bravissimi attaccanti. Per concludere, l'ultima cosa, le condizioni di Visco, ci abbiamo visto entrato nel secondo tempo, quindi diciamo che per domenica è pienamente recuperato, e Dondoni. Sì, Viscovic oggi finalmente ha fatto il suo esordio, ha dato il suo grande contributo. Aumenterà il minutaggio se la condizione crescerà? Io penso di sì, però ecco, già lui, giocatore di esperienza, è entrato, si è messo a disposizione, ha dato tutto e ha fatto molto bene, quindi io sono contento anche per lui, perché se lo meritava, perché il ragazzo sta soffrendo un po' per l'infortunio e non ce l'ha fatta a stare nelle prime due partite, quindi sono contento anche per Geronimo.
Nicolò, lui ha ripreso a correre, io penso che ci vorranno almeno altri 20 giorni per potersi giocare il posto con altri e sarà un compito difficile perché comunque sono tutti bravi. Bisogna essere onesti e l'analisi deve essere molto lucida. Abbiamo incontrato una squadra forte che soprattutto nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, ma lo sapevamo perché è una squadra costruita e attrezzata per fare un campionato di vertice e noi abbiamo fatto nel primo tempo la partita che dovevamo fare, una partita di sofferenza, forse un po' troppo bassi, ma nell'arco della partita sapevamo che c'era da soffrire. Poi nella ripresa, una volta preso il gol, abbiamo avuto una reazione non solo nervosa, ma anche tecnica importante. Abbiamo pareggiato, abbiamo avuto secondo me 10 minuti dove la sensazione era quella di poterla vincere. E poi niente, è successo che a volte qualche episodio in questo campionato può girare in una direzione inversa, oggi è andata così e ci prendiamo questa, ce la teniamo, questa sconfitta e chiaramente la Serie D è questa e quindi niente, bisogna dimenticare in fretta, prendere quello che c'è da prendere e guardare già alla settimana prossima.